Fratelli e sorelle, ciao a tutti, ben ritrovati, buona domenica, benvenuti in questo mio nuovo video. Mi paleso a voi dopo 3 giorni, praticamente 4 giorni con ieri, di totale inattività sul mio canale. Perché? Perché ci avevo sinceramente bisogno, ragazzi, di tirare il fiato. Tra l'altro, vi posso garantire che dopo aver passato la mattinata di lavoro 4 ore sotto al sole, la cosa più lontana davvero dai miei pensieri e dai miei desideri era mettermi davanti alla telecamera, mettermi davanti al computer, mettermi davanti a tutto ciò che emana calore, oltre al calore esterno che c'è stato nella settimana appena passata. Anche perché di fatto il campionato della Juventus è finito con Juventus-Sampdoria 2-0, le ultime due partite, il Cagliari e la Roma, ce le dimenticheremo in fretta, perché di fatto se c'era una Juventus che stava decisamente andando, no, verso la chiusura mentale, no, del suo campionato, il portone si è definitivamente chiuso, no, dopo Juventus-Sampdoria, perché sono arrivate altre due sconfitte. E quindi questo, tra l'altro, se vogliamo, non è un post gara, ma è un tirare le somme dopo 9 anni di successi in campionato nella Serie A consecutivi, un qualcosa di straordinario, un qualcosa di incredibile, un qualcosa di irripetibile per anni, per decenni. Forse i miei figli, magari tra qualche decennio, riusciranno a vedere un qualcosa simile a quello che è riuscito a fare la Juve del presidente Agnelli in questi ultimi, in questi 9 anni. Tra l'altro, come potete ben vedere, indosso quella che non è, che non sarà la maglia della Juventus per la prossima stagione, ma se vogliamo, è un pezzo da collezione anche questa, perché questa è la maglia, ve la faccio vedere in toto. Eccola qua, questa è stata la prima proiezione che hanno fatto, no? Con proprio le pennellate, no? Con le pennellate vere e proprie sulla maglia. Ma questa, come avete visto, come ben sapete, non sarà la nuova maglia della Juventus. Ovviamente non è un prodotto ufficiale, come non sarà prodotto ufficiale la maglia nuova che mi arriverà nei prossimi giorni. Ma questo è un discorso che toccheremo, un discorso a parte che toccheremo, di cui vi parlerò nel video unboxing, quando mi arriveranno le nuove maglie della Juventus. Ne parleremo più in là, perché lì c'è da fare un discorso a parte, anche se chi di voi mi segue su Twitter sa benissimo già di che cosa sto parlando. Però questa maglia mi piaceva, rimarrà comunque un pezzo da collezione, seppur non ufficiale, chi se ne frega. Perché uno come il sottoscritto, che colleziona maglie della Juventus da 23 anni, non da 2 anni, non da 3 anni, non da 9 anni, da quando la Juventus vince, no? Perché io le maglie le compro all'inizio della stagione, non alla fine della stagione, a seconda di come è andata la stagione, ok? Mi dispiacerà dopo 23 anni di acquisti ufficiali non farli in questa stagione, ma poi vi spiegherò perché. Ma sono contento comunque di aver preso questa maglia, che rimarrà un pezzo da collezione per un vero collezionista come il sottoscritto, anche se non è un prodotto ufficiale Juventus FC. Chi se ne frega, e lo sottolineo davvero a chiare lettere. Quindi, detto questo, però comunque mi gustava palesarmi a voi in questo video con una nuova maglia della Juve. L'ho fatto e ne sono, per quanto mi riguarda, contento. Ecco, poi se a questa cosa a qualcuno non piace, no, perché dopo adesso ci stanno gli aziendalisti, no, va bene, io rispetto l'opinione di tutti, ma per quello che riguarda la prossima stagione, la mia linea di pensiero sarà questa. Vi spiegherò anche perché, ve lo spiegherò, ve lo dirò, ci metterò la faccia come sempre, ma questo quando mi arriverà la nuova maglia della Juventus. Tra l'altro, ieri la nuova maglia
della Juve, l'abbiamo vista indossata ai nostri calciatori. È una maglia, secondo me, bellissima. Sono contento che abbiano scelto quella soluzione perché ci sono più strisce. Perché ci stanno questi inserti dorati, no? Il logo che, come sapete bene, è cambiato, no? Perché qui non ci sta più scritto Juventus, gli inserti dorati. Secondo me è una maglia molto elegante e tra l'altro una maglia che per tutte le squadre, no? Del nuovo campionato recherà lo stesso font per quanto riguarda dietro il nome ed il numero del calciatore, perché in modello Premier League anche noi dalla prossima stagione, anche in Italia, ci sarà lo stesso font per tutte le maglie delle squadre di Serie A. Detto questo, una introduzione lunghissima, me ne scuso, scusate se vi ho tediato per quasi 6 minuti. Dicevo, la Juventus che ieri ha perso 3-1, c'è veramente pochissimo da dire sulla partita perché è stato il trend della Juventus di Cagliari, ok? Anche se la Juve di Cagliari praticamente ha pigliato due tiri in porta, due gol, per il resto avevamo dominato, ma vabbè, ripeto, giudicare queste due partite secondo me è sbagliato perché non c'entra nulla con quello che era il trend prima che si doveva vincere il campionato. Siamo riusciti a perdere l'imbattibilità interna dello stadium di questa stagione. Eravamo l'unica squadra che non aveva ancora perso in casa. Chiudiamo il campionato con 43 gol subiti e credo che una squadra che vince il campionato con 43 gol subiti, credo che rimarrà un record, anche questo imbattuto per anni. Riusciamo a far punti alla Roma allo stadium dopo 9 anni. Praticamente la Roma non aveva mai fatto punti allo stadio negli 8 precedenti campionati, da quando ci sta l'Allianz Stadium. Siamo riusciti anche in questo, ma ripeto, Sarri ha fatto turnover anche massiccio ieri, ha riposato Ronaldo, ha fatto benissimo perché adesso la partita che conta è la partita di venerdì, è la partita del 7 agosto, è la partita con Lione, quindi ha fatto bene a far giocare i vari Fabrotta, com'è che si chiama, il terzino, Zanimacchia, Muratore, Olivieri nel secondo tempo, ha fatto benissimo, va benissimo così perché la partita che conta è la partita di venerdì, la partita con Lione e io, diciamo, il sunto, no? Il consuntivo finale di questo, non solo di questo campionato, ma di queste 9 stagioni, lo trovate qui dietro, di qua, ecco, qui dietro, sbaglio sempre con la mano, qui dietro alle mie spalle, le due maglie che ho messo qua, ecco qua la maglia di questa stagione e la maglia poi questa qui, che è la maglia che avevamo, ufficiale anche quella, ovviamente, quella sì. La maglia che avevamo nella stagione 2006-2007 allorché giocammo in Serie B. Perché? Perché questo è il motivo importante, dominante di questo video. Ricordiamo da dove siamo partiti, la Serie B. Siamo partiti dai settimi posti con i vari Del Neri, Ferrara e compagnia cantante. Poi c'è stato l'avvento del presidente Agnelli e siamo arrivati a questa maglia. A questa maglia qua che è la maglia del nono scudetto consecutivo, una maglia bianconera divisa a metà da una striscia rosa che ci riporta ovviamente alla memoria l'inizio, no? Le prime maglie della Juventus che erano rosa, una maglia che forse di questa fattura non vedremo mai più perché le strisce, no? Le strisce bianconere sono la nostra identità, ma una maglia che comunque rimarrà storica, rimarrà negli annali, rimarrà nella leggenda della Juventus perché è la maglia del nono scudetto consecutivo, messa ovviamente a raffronto con la maglia che le sta accanto, che è la maglia della Serie B. Quindi noi ricordiamo sempre, io per primo, quando si danno i giudizi e quando si esprimono le opinioni, a volte farlo a caldo è sbagliato, ma ricordiamo sempre da dove è partita la Juventus, l'eredità che ha raccolto il presidente Agnelli, la Serie B ed i settimi posti, una squadra che fatturava quello che fatturava e che adesso fattura, rasenta i 500 milioni di euro all'anno.
E quindi ricordiamo sempre bene questo, ricordiamo da dove siamo partiti nel 2006 e dove siamo arrivati nell'Annus Domini 2020. Vi saluto, è tutto per questo video. C'ho quasi una sensazione di déjà vu, no? Adesso oramai quando vedo quelle scene, quando vedo il nostro capitano che alza la coppa a scudetto, un déjà vu degli ultimi praticamente 9 anni consecutivi. E adesso ragazzi, chiuso finalmente il campionato, chiusa questa parentesi lunghissima, interminabile, adesso pensiamo veramente a quello che ha da venire a venerdì a Juventus-Lione. Per quanto mi riguarda, in settimana ricomincerò a portarvi il campionato master, poi giovedì inizierà praticamente la 3 giorni solita, pronostico PES, post gara dopo la partita e poi la live reaction sabato. Vi saluto, buona domenica, ai prossimi appuntamenti. Stronger, i campioni dell'Italia siamo noi e come sempre, fino alla fine. Vamos Juve, ciao a tutti.